indicativamente un portalettere più di due terzi della propria zona, quando va bene, non riesce a fare quella che deve fare nel giorno, no, in totale. Di servizi, disagi e soprattutto lettere inviate non recapitate che restano così negli uffici postali aretini. È una situazione critica quella registrata nella provincia di Arezzo, dovuta anche alla riorganizzazione del servizio di consegna della posta con il metodo a giorni alterni introdotto nel mese di aprile nelle province pilota di Arezzo e Prato e duramente criticato sin da subito. I postini così consegnano un giorno sì e un giorno no, stesso ritmo anche per lo svuotamento delle cassette delle lettere. È ormai più che chiaro che non funziona e quindi sono necessarie comunque delle modifiche, soprattutto, ribadisco, generali, perché delle modifiche senza entrare nel tecnico servono dappertutto. Però nei grandi capoluoghi di provincia, quindi nelle grandi città, oggettivamente ancora peggio. Questi motivi per cui anche Arezzo ha aderito allo sciopero regionale degli straordinari dei dipendenti di Poste Italiane, ma le motivazioni a livello regionale così come a livello provinciale vanno anche al di là della problematica del recapito della posta. A spaventare infatti anche l'ulteriore cessione del 35% di Poste Italiane. L'intenzione è di arrivare anche ad uno sciopero generale in autunno, che per cercare di coinvolgere l'opinione pubblica anche su questa vertenza, perché togliere poste dalla vita dei cittadini italiani, che poi quelli che si interessano a poste, che sono clienti di poste, sono i piccoli e medi risparmiatori, e non penso proprio che magari tu gli potresti fare un piacere se tu li consegnassi a una banca.